Un saluto a tutti qui da GoPippo. Prima di iniziare questo video, ci tenevo a ringraziarvi per tutti i commenti che avete espresso nei video precedenti su come assemblare un PC, su come sul video truffa, che anche voi ne avete trovati molti di questi tipi di video, e quindi state attenti. Vi ringrazio che avete commentato, che molti di voi si sono iscritti al mio canale, avete lasciato tanti tanti like, vi ringrazio tantissimo. Allora, prima di ogni cosa, vi invito a iscrivervi al canale, quindi se non l'avete ancora fatto, qua cliccate iscriviti, così vedrete nuovi video su tecnologia, su varie cose in generale. Quindi ora passiamo a questo video: come ascoltare la musica da YouTube in background, cioè spegnendo lo schermo e sentire la musica come fosse un normale Spotify o un'altra applicazione dove riproduce la musica. Allora, come di tutti voi sanno, entrando su YouTube adesso io faccio partire una musica a caso, no copyright. Ok. Avete visto? Quando io vado a spegnere lo schermo, lui automaticamente si spegnerà anche la musica. Perciò, come facciamo a poter sentire la musica di YouTube in maniera gratuita? Tengo a precisare che questo funziona al momento solo con la MIUI, probabilmente anche su altri sistemi, però per il momento io vi faccio vedere sulla MIUI, se avete uno Xiaomi, come poter attivare questa funzione, perché Xiaomi è uno dei sistemi, non per quanto a complessità, ma in quanto a funzioni nascoste. Perciò venite con me, avvicinatevi un attimo così vi faccio vedere in dettaglio. Quindi, come prima cosa, recatevi su YouTube. Qui dovete cercare chiaramente un video che vi interessa, quindi in questo caso possiamo ascoltare musica, possiamo ascoltare dei racconti, possiamo ascoltare qualsiasi cosa. La prima cosa da fare è andare nelle impostazioni, quindi in questo caso vi appariranno il nuovo centro di controllo della MIUI 12, che non tutti voi hanno ancora la MIUI 12, ma ben presto arriverà, e andiamo nei settaggi. Quando arriviamo nei settaggi, andiamo su cerca in impostazioni e qui dobbiamo scrivere strumenti video. Apparirà strumenti video. Non so se è chiaro, ma ve lo faccio vedere un pochettino. Ok, qua su strumenti video, vedete come è apparso strumenti video. Quindi noi andiamo a cliccare su strumenti video e qui sotto troveremo una funzione gestisce le app video. Quindi noi andiamo a cliccare su gestisce app video. Al momento solo Mi Video è attivato, quindi noi cerchiamo la nostra applicazione, quindi in questo caso YouTube, andiamola ad attivare, che l'abbiamo spuntata. Come vedete è spuntata. Quindi noi torniamo indietro e posizione collegamento. Noi da posizione collegamento possiamo metterlo verso sinistra o verso destra. Cosa vuol dire posizione collegamento? Teniamolo verso destra. Noi adesso andiamo su YouTube e vedete che qua a fianco è apparsa una lineetta, una stanghetta. Noi questa qui dobbiamo prenderla e fare così, trascinare leggermente. Apparirà questa finestrella, guarda, ve lo rifaccio vedere. Allora, facciamo così, ecco. Adesso è andato via, così è apparsa. Quindi qui possiamo accedere alle nostre applicazioni e in più, se andiamo verso destra, troviamo riproduci audio del video a schermo spento. E quindi in questo caso cliccando noi sentiremo la musica a schermo spento. Quindi noi andiamo ad attivare la musica. In questo caso sentiamo la musica. Ok. Apriamo la nostra finestrella, andiamo un passo verso destra, schermo spento. In questo caso si sentirà esternamente, spegnendo lo schermo tranquillamente. Quindi noi per ritornare lì dobbiamo semplicemente attivarlo, il nostro telefono, e ritorniamo come era prima. Quindi noi di qua, per poter sentire lo schermo spento, sempre verso destra, ascolta schermo spento. Va bene?
Così potete metterlo in tasca, potete andarvi a fare una corsa, potete fare quello che volete in questo modo. Adesso andiamolo a spegnere. Molto bene, noi così possiamo ascoltare le nostre playlist senza aver bisogno di applicazioni esterne, possiamo vederle direttamente su YouTube. Tengo a precisare solo una cosa, che sicuramente consumerà un pochettino più di gigabyte, perché è pur sempre un video, non è una traccia audio, perciò vi consumerà un pochettino di più, però è molto utile come applicazione. Quindi io per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione e lasciate tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale e facciamolo così: se questo video arriverà a 100.000 like, prenderò il mio computer così com'è e lo lancerò dalla finestra e vediamo un bello botto. Speriamo che non succeda. Oh, mio computer, speriamo che non succeda. Vabbè, no, vabbè. Voi lasciate lo stesso il mi piace, però. E fatemi sapere se in un video volete vedere la mia build del mio PC che ho progettato un annetto e mezzo fa. E se volete potete anche darmi dei consigli. Quindi fatemelo sapere nei commenti. Commentate qui sotto e io vi risponderò. Quindi per questo è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!